Io sono convinta che la natura sia perfetta. Ogni giorno ci mette a disposizione cibo fresco, non manipolato, cresciuto e coltivato con amore. Ed è a questo cibo che dobbiamo attingere. La responsabilità della nostra salute è nelle nostre mani. Maggiore sarà la qualità del cibo che mettiamo nel nostro organismo, maggiore sarà la qualità della nostra salute. È un po' come il carburante. Bisogna riempire il serbatoio in vista di un lungo viaggio. E nessuno mai di noi penserebbe di riempire il serbatoio della nostra macchina con della nafta o della benzina sporca. Ce ne guarda bene, perché non sappiamo nulla del cibo che mettiamo nel nostro organismo. Eppure il corpo è molto intelligente, ci manda dei segnali. Quando assumiamo del cibo di qualità scadente, ce lo dice sotto forma di mal di testa, di raffreddori, di dolori vari, di cattiva digestione, di acidità. Nessuno di noi lascerebbe entrare in casa uno sconosciuto, eppure non sappiamo nulla del cibo che mangiamo, non sappiamo nulla della sua qualità, della sua filiera, della sua provenienza e neanche della sua storia. Il 97% di ciò che siamo è costituito dal cibo che mangiamo. Noi siamo cibo metabolizzato. Un cibo fresco, vibrante, genuino, locale, di stagione, ci nutrirà nel profondo. Un cibo raffinato, processato, industrializzato, riempito di ingredienti sinistri e sconosciuti come gli antiagglomeranti, emulsionanti, conservanti e che magari ha fatto svariati passaggi tra camion, celle frigorifere e migliaia di chilometri prima di giungere sulla nostra tavola, ebbene un cibo di questa specie non ci può nutrire nel profondo, ma ci può solo assicurare sazietà, e vi assicuro che c'è una grande differenza tra nutrimento e sazietà. I frullati verdi forniscono una grande quantità di clorofilla, di sole liquido, così come viene chiamato, che ossigena le nostre cellule, barrando così la via a malattie e infezioni varie. Tutto questo ve lo racconto per esperienza e l'ho scritto nel mio libro, perché è il cibo vivo che ci rende vivi.